Da Radio Speranza va ora in onda Unitalsiamo, a cura della sottosezione Unitalsi di Pescara. Buongiorno a tutti carissimi ascoltatori di Radio Speranza, carissimi amici dell'Unitalsi. Eccomi qua di nuovo Rita insieme a Lorenzo. Eccoci in coppia oggi e sempre con grande piacere poter comunicare, poter diffondere il nostro messaggio unitalsiano, raccontarvi le nostre esperienze e riflettere con voi anche sugli avvenimenti, su quanto accade, ecco, meditare anche insieme. Oggi è un'altra giornata particolare per la Chiesa mondiale. È stata indetta di nuovo una giornata di digiuno, di preghiera per la pace. Tutti sappiamo molto bene, perché i media insomma ce lo propongono ogni momento e minuto, quanto sta accadendo nella Terra Santa, la terra che ha visto percorrere Gesù, che ha visto dare l'annuncio, il messaggio di Gesù, che ha visto appunto fiorire la fede e la religione. E quindi il nostro cuore è veramente triste, colmo di dolore, e noi oggi da questi microfoni vogliamo insieme a voi appunto soffermarci su questa giornata, ecco, di preghiera e proprio di riflessione. Intanto comunque poi oggi dedicheremo anche una parte di questa trasmissione a farvi conoscere e a dare il nostro saluto a un carissimo amico unitalsiano che ci ha lasciato per raggiungere la casa del padre a ben 96 anni, amico carissimo anche di papà Laurino, di Angela e di tutta la nostra famiglia. E parlo di Giovanni Ciccone, un amico non vedente, è stato un testimone fedele nell'Unitalsi, una persona molto determinata nella conoscenza, nell'approfondimento della fede cattolica, della religione, e sicuramente forse molti di voi lo ricorderanno, perché con gli occhiali neri era solito, con la sua borsetta dove aveva le letture trascritte scrupolosamente in Braille con grande precisione, perché spesso e volentieri leggeva la parola e le letture della messa in varie chiese. Ecco, lui si dedicava molto a questo, sia quando veniva con noi unitalsiani, ma anche durante varie funzioni. Era nella parrocchia di San Luigi da tanti anni, quindi oggi ci sarà il saluto della parrocchia di San Luigi, il funerale celebrato da Don Francesco insieme a Don Amadeo, e Don Francesco che insomma lo conosceva molto bene, e noi saremo lì a pregare con la sua famiglia, Carmelina in modo particolare, la figliola, perché la carissima Giacomina, cioè la moglie, ha già raggiunto la Patria Celeste 3 anni fa, se non vado errato. Bene, cari amici, mi fa piacere, cari ascoltatori, con voi meditare sulla lettera a tutta la diocesi scritta il 24 novembre dal Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pier Battista Cardinal Pizzaballa. Ecco, penso che ci aiuti molto in questa giornata a predisporci alla preghiera e al digiuno. E allora do la parola a Lorenzo. Tutto il mondo guarda questa nostra Terra Santa come a un luogo che è causa continua di guerre e divisioni. Proprio per questo è stato bello che qualche giorno fa tutto il mondo fosse invece unito a noi con una giornata di preghiera e di digiuno per la pace. Uno sguardo bello sulla Terra Santa è un importante momento di unità con la nostra Chiesa.
e questo sguardo continua. Il prossimo 27 ottobre il Papa ha indetto una seconda giornata di preghiera e di digiuno perché la nostra intercessione continui. Sarà una giornata che celebreremo con convinzione. E forse la cosa principale che noi cristiani in questo momento possiamo fare, pregare, fare penitenza, intercedere. E di questo ringraziamo il Santo Padre di vero cuore. Bene, ecco, vedete quanto sia importante questa vicinanza spirituale, questo ritrovarsi insieme, uniti, in questo caso per quanto sta accadendo in Terra Santa, ma per tutte le situazioni di divisione, di guerra, di odio, e ce ne sono tante nel mondo, alcune forse a noi non visibili come quella che ci viene propinata ogni santo giorno, ecco, in Terra Santa, e siamo vicini a tutta la popolazione di Israele, la popolazione della Palestina. Poi il cardinale infatti continua, ecco, che la coscienza e il dovere morale mi impongo di affermare che quando è avvenuto il 7 ottobre eccetera è da condannare, ma lui si fa vicino a tutta la popolazione indistintamente. Vorrei leggere qualche altro passaggio della sua lettera che ci aiuta proprio, come dicevo prima, a predisporci nella preghiera in questa situazione, ma in tante altre situazioni, come dicevo, a predisporci nella preghiera e nel nostro cammino di fede in qualsiasi situazione. A te la parola, Lorenzo. Ma non posso vivere questo tempo estremamente doloroso senza rivolgere lo sguardo verso l'alto, senza guardare a Cristo, senza che la fede illumini il mio, il nostro sguardo su quanto stiamo vivendo, senza rivolgere a Dio il nostro pensiero. Abbiamo bisogno di una parola che ci accompagni, ci consoli e ci incoraggi. Ne abbiamo bisogno come l'aria che respiriamo. Ci troviamo alla vigilia della passione di Gesù. Egli rivolge queste parole ai suoi discepoli, che di lì a poco saranno sballottati come in una tempesta di fronte alla sua morte. Leggo il passo del Vangelo. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Ci troviamo alla vigilia della passione di Gesù. Egli rivolge queste parole ai suoi discepoli, che di lì a poco saranno sballottati come in una tempesta di fronte alla sua morte. Saranno presi dal panico, si disperderanno e fuggiranno come pecore senza pastore. Ma questa ultima parola di Gesù è un incoraggiamento. Non dice che vincerà, ma che ha già vinto. Anche nel dramma che verrà, i discepoli potranno avere pace. Non si tratta di una pace irenica campata in aria, né di rassegnazione al fatto che il mondo è il malvagio e che non possiamo fare nulla per cambiarlo, ma di avere la certezza che proprio dentro tutta questa malvagità Gesù ha vinto. Nonostante il male che devasta il mondo, Gesù ha conseguito una vittoria, ha stabilito una nuova realtà, un nuovo ordine che dopo la risurrezione sarà assunto dai discepoli rinati nello Spirito. Bene, certamente, ecco, qui abbiamo una grande testimonianza, ecco, di fede che ci porta proprio alla figura di Gesù, alla sua vittoria sulla morte e sul male. In questa frase del Vangelo, che è primo da Giovanni, che ha letto prima Lorenzo, e mi piace ripeterla, vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Ecco, poi il cardinale si sofferma sulla parola coraggio. Quanto coraggio ci vuole per affermare la verità, per far trionfare la giustizia, per rimanere saldi nella pazienza, nell'amore, nella fede. E questo noi lo sappiamo come unitalsiani nelle situazioni quotidiane di sofferenza di tante famiglie,
e lo sappiamo e lo sanno tanti che si trovano in queste terre devastate, penso anche all'Ucraina, ma a tante regioni dell'Africa devastate dall'odio, dalle persecuzioni, dalle violenze. Avere il coraggio dell'amore e della pace qui oggi, dice ancora il Cardinale Pizzaballa, significa non permettere che odio, vendetta, rabbia e dolore occupino tutto lo spazio del nostro cuore, dei nostri desideri, dei nostri discorsi, del nostro pensare. Significa impegnarsi personalmente per la giustizia, essere capaci di affermare e denunciare la verità dolorosa delle ingiustizie e del male che ci circonda, senza però che questo inquini le nostre relazioni. La lettera conclude, poi potete trovarla benissimo su internet e leggerla tranquillamente, conclude ecco con questo diciamo appello finale. Ci stiamo avvicinando alla solennità della Regina di Palestina, la patrona della nostra diocesi. Quel santuario fu eretto in un altro periodo di guerra e fu scelto come luogo speciale per pregare per la pace. In questi giorni riconsacreremo nuovamente la nostra chiesa, la nostra terra, alla Regina di Palestina. Chiedo a tutte le chiese del mondo di unirsi a Santo Padre e a noi nella preghiera e nella ricerca di giustizia e di pace. E adesso, carissimi, ci fermiamo per un qualche minuto di pausa con la musica e poi diamo spazio a un'altra ospite, a un ospite. In una lotta terribile. Scegliamo da che parte sta la nostra vita personale, la nostra vita familiare, è il terreno, è il luogo dove si scontrano le potenze delle tenebre e le potenze della luce. Noi siamo figli della luce, abbiamo ricevuto il dono del battesimo, siamo figli di Dio e tutti coloro che sono figli di Dio sono perseguitati dal male. Noi non dobbiamo temere nulla, neanche la morte, perché Dio ha vinto anche la morte. Allora questa sera segni davvero la fine di un percorso di male e l'inizio di una nuova via. La via della croce, la via della fede, della speranza, della carità. Sempre più uniti questa lotta contro il male.
Carissimi ascoltatori di Radio Speranza, siamo qui con la trasmissione Unital Siamo, come ogni settimana, il venerdì mattina. E adesso stavamo parlando della giornata di preghiera di digiuno. Abbiamo letto e meditato con il Cardinale Pizzaballa una sua lettera alla diocesi e quindi ecco, ci uniamo in preghiera per la pace nel mondo, in particolare in Terra Santa. Abbiamo l'ospite che è qui con noi, che già conoscete. Ci sei, Antonella? Buongiorno. Ciao Antonella, buongiorno e grazie di essere ecco, intervenuta in questa trasmissione. Ho detto all'inizio che siamo qui oggi anche per ricordare un carissimo nostro amico che tu ben hai conosciuto e conosci da tanto tempo, vero? Il nostro Giovanni o Giovannino. Ho chiesto a te di darci questa testimonianza su Giovanni perché vi lega intanto il discorso della disabilità, dell'essere non vedente. Sicuramente voi ecco, riuscite a sintonizzare meglio, ad avere ecco, una sensibilità diversa. E dici tu su Giovanni come l'hai conosciuto e qual è il tuo ricordo di Giovanni? Allora, il mio ricordo di Giovanni è un ricordo di un'anima bella, un'anima pura, un'anima pulita. Lo conosco da tanto tempo, da quando ho conosciuto l'Unitalsi, quindi da 45-46 anni. Devo dire che Giovanni è sempre stato una persona veramente, come dire, semplice. Un'anima innocente, ma anche molto forte, forse mi viene in mente di sì, nella fede, aveva una fede veramente granitica. Lui la manifestava sempre, senza pudore. Sì. Cioè, aveva sempre quel suo volere a tutti i costi, essere, come dire, annunciatore della parola. Sì, perfetto. Certo, annunciatore perfetto. Della parola. Perché ecco, perché diciamo che Giovanni, diventato non vedente a causa di un brutto incidente accaduto quando era bambino, non aveva, a quei tempi, poi parliamo in campagna di Manoppello, letto Manoppello, la possibilità di acculturarsi. Esatto, di studiare, ma lui aveva questa... Però era stato talmente ostinato che aveva a tutti i costi voluto imparare a leggere e a leggere e scrivere in braille, e quindi lui leggeva sempre durante le celebrazioni le letture, la parola insomma. Sì. E sempre tu lo trovavi in tutte le chiese, perché lui andava veramente dappertutto. Sì, e io ci tengo ecco, a dire appunto che per lui è stato veramente un cammino, un grande cammino di affermazione sua personale e di annunciazione appunto di testimonianza della fede, che lo ha spronato e nella vita ha trovato il suo percorso, e sicuramente in questo ha dato un segno anche alla sua famiglia. Ma poi quello che voglio anche dire è che quando, ce lo ricordiamo tutti, lui si preparava le letture, non era semplice tanto per lui, Antonella, vero? Proprio per le sue difficoltà culturali, non lo so. E quindi la cosa bellissima, mi ricordo, l'avrà fatto con te ma con tanti, che voleva a farsi ascoltare se stava leggendo bene, se stava dando la giusta... Voleva sempre la conferma. Ecco. Ho letto bene, era dolcissimo, veramente. Poi certo, devo dire che è stato davvero molto sostenuto da Laurino Circeo,
Da tutta la famiglia, c'era un grande affetto. Da tutta la famiglia, sì. Ma sì. Da, io mi Papà. Riferivo sempre per quanto riguarda diciamo la fede, no? Laurino gli ha dato veramente un grosso, grosso contributo. Certo, questo sicuramente, erano molto uniti, tant'è vero, vabbè, questa è una, così, una confidenza, che quando siamo andati, perché Giovanni stava male, non l'abbiamo detto da tanto tempo, circa 11 anni, chiedevo a Carmelina, la figliola, ma male insomma a livello, ecco, anche mentale, a livello fisico generale, quando siamo andati a trovarlo, prima che papà morisse, ma forse un paio d'anni prima che morisse papà, e papà l'ha visto così, veramente è rimasto tanto male e non ci è voluto andare più, sì, perché era, sì, era veramente rimasto male, sì, lo ricordava e forse lo voleva ricordare, ecco, com'era prima. E dobbiamo veramente anche dire, da questi microfoni ci tengo, Antonella, e a dire quanto amore ha avuto in questi lunghi anni di sofferenza, quanto amore e quanta cura da parte dalla di... moglie prima e dalla figlia poi, Carmelina. Dalla figlia fino all'ultimo momento. Veramente. Non è mai stato abbandonato, non è mai stato trascurato, non è davvero, cioè, sì, commuove. Il pensiero di essere stato così seguito amorevolmente. Certo, questo è bene dirlo, ed è bene, perciò ho voluto parlare di Giovanni, per dare testimonianza anche ai giovani italiani che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di frequentarlo, e, perché ecco, è stato un segno, e noi dobbiamo avere questi punti di riferimento. E ringraziamo anche Carmelina sicuramente, ma anche Tania che l'ha tanto, che ha tanto, seguito insieme a Carmelina, l'amica di Carmelina Daniela, ecco, questo trio di donne splendide, ogni compleanno, anche in questa situazione di, diciamo, di non coscienza di Giovanni. Poi non sappiamo quanto lui percepisse e riuscisse a interiorizzare, però probabilmente questo amore arrivava. Ogni compleanno loro festeggiavano alla grande, ci mandavano le foto di Giovanni, spesso abbiamo anche qualche 90 anni specialmente, ma anche in altre occasioni, ecco, che bello. E noi siamo state sempre presenti, perché comunque eravamo sempre invitate, certo, perché in ogni caso gli doveva sempre comunque far sentire la vicinanza, esatto, anche degli amici, dell'associazione, dell'Unitalsi, insomma. Infatti, era giusto così, perché noi gli abbiamo comunque voluto anche bene, anche se non ci siamo state vicino quanto loro, certo, quanto le signore che hai appena nominato, ma comunque sia, anche a distanza, ma eravamo molto, molto legate a Giovanni. Sì. E poi l'ultimo ricordo, voglio lasciare con questo per farvi capire, ecco, la grande fede, anche in questa situazione di questi anni così di malattia, quando andavo quelle poche volte, ma lo facevo ogni giorno, lui recitava il rosario e attraverso anche la radio seguiva il rosario. Il rosario era la sua vita, ieri sera è stato bello poter recitare il rosario intorno a lui, davanti a lui, tutti riuniti. Sì, sicuramente sarà stato molto molto felice. Avrà recitato con noi, sicuramente con noi. E bene, Antonella, non so se vuoi... E adesso gli chiediamo davvero di pregare lui per noi. Sì, unito nella patria celeste con la sua Giacomina. Certo. E con mamma Laurino. Angela e papà Laurino, mamma. Ecco, sì, certo, sì, che sostengano Carmelina, la loro carissima Carmelina, e sostengano tutta la famiglia unitalsiana. Grazie Antonella, grazie. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Ciao, e allora noi carissimi vi lasciamo, per cui chi vuole partecipare oggi al funerale alle 15 a San Luigi,
Continuiamo le nostre attività del laboratorio, molto frequentato, con grande partecipazione e vivacità, e stiamo preparando i lavori natalizi bellissimi sia nel laboratorio ma anche a casa. Il martedì ci riuniamo sempre, il venerdì si riuniscono anche alcune signore dalle mani preziosissime per veramente accogliervi poi nel nostro laboratorio nella prossimità del Natale. Vi salutiamo e augurandovi una buona settimana, alla prossima, arrivederci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Unitalsiamo, a cura della sottosezione Unitalsi di Pescara. Oh.